Benvenuti sul canale, oggi parliamo di profumi deliziosi. Bentornati sul canale, oggi parliamo di profumi. Avevo voglia proprio di stare un po' con voi, anche solo 5 minuti, per parlarvi di due profumi che sto utilizzando da una quindicina di giorni e che ho ricevuto da ben un mese. E presi su notino, uno è un low cost che adesso ve lo faccio vedere e l'altro è un profumo medio cost che desideravo da tanto. Parliamo di delizie, parliamo di dolciumi, parliamo di gourmand, di una rivisitazione un po' bambinesca, quella che ci riporta soprattutto in queste stagioni fredde alle bancarelle, quelle di Natale, dove pullulano queste caramelle colorate, anche che fanno molto male, ma che ci riportano quei profumi un po' tra lo zucchero, le mele caramellate, e ho scoperto quindi questo profumo su notino. Lui si chiama il Fuc Frintion, ha un nome particolare. Ha un costo veramente irrisorio, però è un profumo veramente molto buono. Ho voluto provarlo, è un mesetto che lo sto utilizzando, 15 giorni, gli ultimi 15 giorni, proprio tutti i giorni, per potervene parlare. Intanto è molto bello. Ha questa confezione, così lucida e una parte così sfaccettata che ci riporta un po' agli anni 50, ricorda un po' le lavatrici, gli elettrodomestici di quegli anni. Oggi ci facciamo accarezzare da questo sole invernale del mezzogiorno e parlare di profumi anche in questa atmosfera giornaliera ci riporta un po' a farci sognare. Allora, prima impressione di questo profumo, poi vi parlerò delle note. È un profumo innanzitutto molto bello, con questo collo leggermente, vedi, stondato. Il capo, vedete, non è proprio liscio, ma ha questa forma. Allora, a me mi ricorda l'unione proprio di questo periodo, uno degli anni 50, addirittura con questa parte secondaria che mi ricorda le bottiglie, sì, dei liquori. Allora, di cosa sa? Allora, è un profumo muschiato. È un profumo che sa di pulito, ha un non so che di nota talcata, molto adatto da essere usato proprio giornalmente. Allora, è un'esperienza deliziosa, è un'esperienza gourmand, ed è difficile a resistere perché è un gourmand pulito, è un'unione tra il dolce e il muschio. È un profumo quindi fruttato, anche se così ad annusarlo non si avverte molto la sua frutta. È un floreale, naturalmente a note di fiori bianchi. È senz'altro adatto, secondo la mia opinione, portandolo tutti i giorni, a una donna romantica che ha voglia di, nella quotidianità, di avere quell'attimo di romanticismo. Lo abbino a rosa, infatti ho eseguito questo trucco rosa con la quartz rosa di Huda Beauty, che andremo poi a vedere, ed è stato appunto un regalo di compleanno, e questo profumo ci si addice moltissimo. Lui ha il muschio, al legno di sandano, al vetiver, allo zucchero filato e ha anche l'ambra, infine il fiore del melo, che è molto particolare. E così non si avverte perché comunque avvertite un forte sentore dolce muschiato ed è quello proprio che predomina in questo profumo. Allora, vi parlo ancora un po' della persistenza, poi andiamo a vedere le note nella sua bellezza. Allora, la persistenza è incredibile. Su di me dura parecchie ore per essere veramente un profumo low cost. È bello da regalare, è bello da vedere lì proprio così, messo così. Ci riporta un po', come ho detto prima, agli anni 50. Predomina così, a nasi non troppo abituati, il muschio e il sandalo di fondo. E poi sentite anche l'ambra. Però andiamo a vedere. Io lo sento anche dolce, leggermente vanigliato, ma non una vaniglia prepotente dolce, una vaniglia un po' lattonica, un po' talcata. Sì. Nel connubio, nell'insieme, sa proprio di,
Di note latte, è un muschio latteo, è una vaniglia lattea, è un talco latteo, ha uno socchè di caramellato. Sì, sembra che ci sia dello zucchero caramellato, ma non immaginatevi proprio pink sugar, è uno zucchero veramente talcato, ipnotico, molto femminile, molto morbido questo profumo. Abbiamo nelle note di testa un bergamotto, che è sempre quella nota che aiuta il profumo ad essere persistente, cioè a durare. Abbiamo il loto e il mughetto ed è un'apertura veramente floreale, che però vi posso dire nel floreale di questo profumo io la nota che sento a un naso non abituato è proprio la violetta. La violetta talcata, questa si sente, dice di avere il cuore, il punto di violetta, gelsomino e peonia. Io tra le tre note ci sento la violetta è quella proprio. Poi io penso che in ognuno di noi, in ogni profumo, noi cerchiamo di. Il nostro naso sente qualche nota e cerchiamo proprio di farcelo diventare nostro. E se vogliamo che il talcato di questo profumo sappia di violetta, è secondo me anche un po' una cosa mentale. Sa di violetta, ma noi vogliamo sentire di più la violetta rispetto ad altre note. Molto adatto alla stagione invernale, in quanto a questa nota lattonica che sa quasi di maglia, di maglione, di calore e ci ricorda anche del latte caldo col caramello. E quindi vi invito ad andarlo a provare per il costo e soprattutto per la bellezza, che dire, è un profumo anche da regalare, un'ottima idea per Natale. Il Fouque Frincheon. C'è anche del cocco, mi ero dimenticata perché il cocco, per gli amanti del cocco, rende questo profumo lattonico. Lo lasciamo qui e poi lo confrontiamo con il secondo. La seconda meraviglia che mi hanno regalato per il mio compleanno è lui ed è il Sweet Like Candy di Ariana Grande. Come vi ho detto, sono amante di questi profumi giocosi. E in questo momento della vita, in questo momento della nostra vita, di tutti noi, abbiamo voglia di gioia e di giocosità. E il rosa, nonostante non sia il colore che amo, lui mi dà calore, mi dà gioia, voglia di casa, voglia di giocare, di giocare. E quindi guardate la bellezza di questo profumo. Ariana Grande, giocoso. Un profumo lanciato nel 2016, dici dolce, dolce, che sa di caramelle, una fragranza oserei dire sensuale, sensuale e anche giocosa. Allora, è della famiglia di Pink Sugar, vogliamo essere in quel filone. Ma lui è un profumo molto più accurato, molto più. Le note si amalgamano diversamente rispetto a Pink Sugar, che resta sempre un classico per quanto riguarda il delizioso. È un fruttato dolce come profumo e viene proprio abbinato alla caramella. Ma nonostante questo, risulta molto elegante. Il filone di questo profumo, come tutti i profumi di Ariana Grande, tanto è molto carino, ricorda molto le sue note dolci, dove viene sempre messo il cocco, la vaniglia, ma è molto delicato, molto soave e anche molto elegante. Anche lui è un talcato fruttato, un talcato lattonico, anche qui c'è del latte. Abbiamo in testa qui una mora, una pera e un bergamotto, ancora il bergamotto, ma insieme alla pera è molto più fresca la sua apertura. Adesso lo cerco di mettere qui nella scatola perché predomina ancora l'altro profumo. Sì, allora l'impronta è proprio quella dei profumi di Ariana Grande. Se vi piacciono i profumi dolci, molto deliziosi. Abbiamo qui nel cuore una panna montata, quindi ritorniamo al Claude. Abbiamo il marshmallow e il ribes nero. È veramente, veramente una chicca deliziosa per gli amanti di questo genere.
Allora, lui è persistente, non vi dico quanto può durare sugli abiti, soprattutto sulla lana. Abbiamo anche il frangipane e il caprifoglio, in questo cuore è veramente particolare, e il gelsomino. Secondo me le note più buone che potrebbero esserci. E infine abbiamo una base vanigliata e assolutamente aiutata dal legno di cashmere, anche lui molto morbido. Allora, io l'ho spruzzato qui sulla scatola. Si sprigiona un forte odore di caramella che va a affievolirsi e viene fuori il talcato di questo profumo. Ed è proprio questo che mi piace. Può essere usato tutti i giorni, non è stucchevole assolutamente a chi vi sta vicino. Il Pink Sugar, nonostante molto buono, molto particolare, lo è un po' di più. È un profumo assolutamente delizioso da farsi regalare a Natale per avere una coccola, magari serale, magari quando siamo in casa con una bella tutona, un bel maglione, e ci dà calore, e soprattutto per gli amanti come me di questo cocco lattonico c'è anche del marshmallow, quindi lo rende veramente delizioso. Sì, forse adatto forse a un pubblico più giovanile, ma anche a me piace giocare come a tutti noi e ci piace essere un po' bambini, quindi niente di meglio che lui. Cosa dire, i due profumi a confronto? Questo è meno persistente di lui, ma è anche veramente particolare, un profumo da avere. Bello, bello anche lui. Entrambi molto eleganti e poi mi piace questi toni del panna, del rosa che ci danno chiarore a questa stagione invernale. E con questo per oggi ho concluso. Fatevi trascinare anche voi da queste note deliziose, dolci e coccolose, giocose. E niente, con questo vi saluto e vi do appuntamento prossimamente per parlare ancora dei miei profumi autunno-inverno. Vi aspetto, vi mando un enorme bacio, iscrivetevi se avete voglia di sopportarmi e supportarmi, mi farebbe tanto piacere. E vi mando uno spruzzo così proprio per salutarvi. Un profumo di caramella e di latte che vi arriva, penso. Vi è arrivato? Vi mando un bacio.